Ciao a tutte e benvenuti in questo nuovo video. Vi farò vedere l'outfit magari del weekend. Quindi fatemi sapere se questo video vi può piacere e iniziamo subito. Allora, stasera devo andare a Siena e vado al Tea Room e ho scelto un outfit abbastanza, come possiamo dire, semplice tra virgolette. Allora, sopra ho questo chiodo di Pull&Bear che vi ho già fatto vedere nel video haul, e è questo rosino. Molti dicono che non è rosa, ma fingiamo differenze un po' sul rosa. Poi di accessori ho il mio rosario, questo qui che vi devo far vedere ancora nel video haul, comunque molto molto bello, sull'argento. Poi vabbè, di braccialetti ho questo qui con la pallina che metto sempre, Pandora, l'anello di Pandora, questo con il cuoricino. Poi vabbè, di qua ho l'orecchino di Tiffany. Di qua una perlina, un brillantino, insomma, accessori quasi, quasi niente. Poi togliendomi il giubbotto, visto che starò fuori, che è corto, 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 che tanto non si vede perché mi fa freddo, quindi lo tengo sotto. Poi sotto ancora ho questa maglia che sembra che non mi cambio mai, perché negli ultimi due video avevo questa maglia. Comunque ho questa maglia che devo farvi vedere ancora nell'ultimo video haul, che è tutta trasparente e ha questi pois tutti in velluto, bellissimi. Io l'abbino con questo top di Zara, corto anche questo, che l'ho trovato nella sezione sport, questo qui. In questa maniera. Sotto ho scelto di mettere dei pantaloni nuovi che ho preso, che hanno praticamente tutte queste pieghe in vita, che si chiude con un fiocco. Vabbè, la scettiera c'è, però ha questo fiocco decorativo davanti. Sono abbastanza mom, se così possiamo chiamarli, abbastanza, sembrano dei crop, però hanno la lunghezza giusta, cioè sembrano delle culotte, ma hanno la lunghezza giusta giusta, perché sono molto a vita alta. Mi coprono l'ombelico, quindi sono molto a vita alta. Poi sotto ho deciso di mettere le mie scarpe con le fibbie, quelle aperte, però visto che fa freddo ci ho messo i calzini nuovi, che non so se vi ho fatto vedere, ma ve li farò vedere presto, di Calzedonia, che hanno due fiocchini molto teneri dietro. Sì, sono bellissimi. E niente, di borsa ho deciso di utilizzare questa, la mia di Moschino, perché sì, vabbè, è in serata, però comunque non vado a ballare, quindi utilizzo questa qui, semplice. Poi magari se mi viene voglia di stare con la pochette, tolgo questa e metto le cose che mi servono in questa piccina. E niente, spero che questo tipo di video vi possa interessare. Magari ora cerco di caricarlo magari subito, così magari ve lo faccio giorno per giorno, cioè venerdì, sabato e domenica, poi ci rivediamo venerdì, sabato e domenica e poi vi lascio al video settimanale normale. Quindi fatemi sapere, ripeto, se vi possa interessare. Tra pochissimo ho in mente varie idee, però cercherò di farle tutte e non fare solo quella di cui, cioè quella che utilizzerò, cioè sto parlando del trucco per Halloween. Ho intenzione di registrarvi anche come farò il costume, però non vi dico di chi, perché realizzerò anche il costume, ho già preso la stoffa. E io e il mio ragazzo facciamo la coppia di queste cose, vediamo se riuscite a indovinare, mettete qua sotto secondo voi quale coppia faremo ad Halloween. E niente, ripeto, bando alle ciance, io devo uscire, devo correre, quindi vi mando tanti enormi baci, ci vediamo alla prossima, ciao!